Allora, bene ragazzi, abbiamo finito di fare shopping. Abbiamo comprato pavimento, legna per il soffitto, per le pareti, per tetto, per tutto. Adesso subito iniziamo la colpentazione. Io inizierò a tagliare il pavimento perché praticamente questa sera porta acqua e siccome abbiamo tutta la legna messa lì davanti, evitiamo che si rovini. Non dico che finiremo tutto stasera, però magari una buona parte gli diamo una bella botta, anche perché abbiamo 6-7 ore. Let's do it! Ce la faremo. Forza ragazzi, non ci perdiamo in chiacchiere, iniziamo ora. Time lapse. Bye. L'altra parte la dobbiamo mettere invece per il lungo. Quindi per... Allora ragazzi, vi spiego un pochino quello che stiamo facendo. Dato che dobbiamo preparare il pavimento, abbiamo preso la parte vecchia del pavimento e l'abbiamo posata sopra il pezzo di legno nuovo che andrà a sostituire appunto questo vecchio. E ora prenderemo la forma per evitare di prendere misure o comunque sbagliare. Carmine disegnerà con un pennarello tutto il contorno per poi andare a tagliare, mentre io nel frattempo continuerò a togliere le bolle del pannello acustico, perché ne abbiamo aggiunti altri. Vi lascio Carmine che disegna e io torno a far scoppiare bolle. Ragazzi, voglio fare un applauso a Carmine che... Bravo Carmine! Ragazzi, non avevo mai fatto un cazzo del genere prima d'ora. Mai un cazzo. E adesso da un cazzo siamo arrivati a una casa su quattro ruote, cazzo. Bravo Carmine. Sì, let's do it. Da stamattina con questo in mano. Ionella sta finendo di installare i pannelli acustici, mentre io ho tagliato i primi due pannelli per il pavimento. Adesso facciamo una prova rapida, così facciamo arrabbiare un po' Ionella per il fatto che gli sporchiamo il pavimento, che ancora comunque si può sempre pulire. Tenetevi pronti. Allora, c'è da togliere qualche centimetro. Ragazzi, aggiustatina di mezzo millimetro fatta, il pavimento entra in maniera perfetta. Top, eh? E c'è il segreto, ma Allora ragazzi, stiamo facendo il pavimento con dei listrelli 4 cm x 2 che andranno avvitati al pavimento della, cioè alla lamiera, con delle viti autoperforanti. E sto facendo un riquadro di 60 cm, così possiamo sia nei bordi che nel centro e nel laterale, tutto si trova legna dove poter avvitare il compensato marino. Le bacchette perché le stai mettendo così? Come le stai mettendo? Stiamo facendo lo scheletro del pavimento, che Ionela adesso vi inquadra, che state vedendo. Praticamente verrà un listrello ogni 60 cm per quanto è lungo il van. Adesso, una volta che facciamo la prova di come viene, mettiamo giù il materassino, non mi ricordo per adesso come si chiama. Comunque adesso vedrete. Questo. Quindi dopo togliamo tutto, mettiamo quello come base, iniziamo a mettere i listrelli e iniziamo ad avvitare. E speriamo di avere poi un ottimo isolamento termico al pavimento. Poi una volta che completiamo il pavimento possiamo mettere i pannelli che abbiamo fatto prima, che avete già visto. Così stasera abbiamo il pavimento pronto. Vai, dopo che si taglia, che si fa? Anche se tanti di voi diranno: ma che ci pialli, sta al pavimento, quindi nessuno lo vede. Ma noi lo sappiamo, e quindi se non è fatto bene, a noi dà fastidio. Quindi gli diamo una piallata, lo rendiamo liscio abbastanza. Specialmente andiamo a togliere tutti i spigoli, così non ci sono schegge in giro. Ora ragazzi, prova del 9. Dillo che tuo ragazzo non ne sbaglia mai una. Perfetto. Ora. Perfetto, però non ha, no, ragazzi, non ha messo. Non ammette che suo ragazzo non ne sbaglia una. Che vergogna. Mettiamo un altro pannello di polistirene. Che poi verrà tagliato, perché comunque ora inizia il passo a ruota. Vale, fai in modo che entra intero. Ok. Va bene, perfetto. Allora.
Allora ragazzi, è l'una di notte, come vedete stiamo ancora lavorando. Abbiamo quasi fatto tutta la coibentazione del pavimento, ora dobbiamo solamente attaccare con le viti tutte le assi, ovvero lo scheletro che abbiamo disegnato sul pavimento, poi attaccare i pannelli e successivamente attaccare sopra le basi che abbiamo costruito e tagliato con un altro pannello, please. Il legno prima, un altro pannello. Praticamente che cosa abbiamo fatto? Abbiamo costruito delle assi di legno lunghe quanto tutto il van, quindi sono tutti diversi tra di loro, che comunque c'è il copriruote, lo scalino, abbiamo dovuto prendere un po' di misure. Questo materiale bianco che è molto sottile, ed è impermeabile. Sarà forse di un millimetro ed è impermeabile, come dice Carmine. Quindi prima di fare tutta la coibentazione abbiamo messo il materiale bianco di un millimetro, le assi con i pannelli di polistirene, successivamente sopra metteremo il legno che abbiamo tagliato e sopra ancora metteremo il parquet. Allora ragazzi, abbiamo quasi finito di fare la coibentazione del pavimento, abbiamo puntato con le viti tutte le assi di legno che avevamo tagliato e levigato, e il problema è stato che la vite usciva fuori dal furgone nella parte di sotto, però Carmine ha controllato e quindi andava tutto bene e abbiamo continuato. Successivamente abbiamo tagliato i pannelli di polistirene. Devo dire che non è male da tagliare, nel senso che non è come il polistirolo che si sgretola tutto, si sgretola abbastanza, ma se si sa tagliare bene non si fa neanche tanto sporco, però una pulita gliel'abbiamo data lo stesso. Ora stiamo finendo di fare appunto questa coibentazione, poi tra due minuti posizioneremo i primi due pezzi di legno che avevamo tagliato e levigato di pavimento, così che non camminiamo sopra appunto questi pannelli, perché altrimenti li roviniamo. Vediamo un po' che cosa dice Carmine, dato che è stato la mano portante di questa parte della costruzione. Ore 2 del mattino, ragazzi, non c'è trucco, non c'è inganno, quarto giorno di van conversion, della conversione del nostro van. Stiamo per posizionare, come diceva Ionella, la prima parte del pavimento, anche perché non vogliamo danneggiare i pannelli, e dato che quella parte già è pronta, gli buttiamo subito il compensato che abbiamo tagliato precedentemente, così ci liberiamo della prima parte e ora andiamo da questa parte qui. Adesso iniziamo a montare i pannelli, vi lascio osservare. Prima parte del pavimento dalla testa del van è già abitata, quindi adesso seconda e terza trave. Ionella nel frattempo sta rifinendo questa parte di qui, così anche qua montiamo i pannelli e per stasera finiamo la pavimentazione. Va bene, fatto così? Sì, sì, Gianluca Perrone, detto l'ambasciatore. Ciao che a tutti, ragazzi. Ha da fare prima che noi, ovviamente domani, no, a fine settimana monteremo il parquet. Deve fare la dedica nel compensato marino. Quindi adesso lo seguiamo per vedere quello che scrive. E di questo io sono molto onorato, perché oggettivamente, oltre che volere bene, benissimo, direi sia a Carmine che a Ionela, è una cosa di cui sono molto fiero e orgoglioso. Scegli tu il posto. Ok, allora.